Iniziamo oggi a vedere i primi concetti su cui adesso abbiamo visto i processi fondamentali di quanto concerne punti che sono schematizzabili come punti materiali, cioè oggetti la cui struttura interna sia trascurabile, oppure corpi rigidi, che con altre parole si chiamano solidi. Adesso cominciamo a vedere che cosa si può dire, come vengono trattati tutta una serie di sistemi individuabili come fluidi, che inglobano i liquidi e i gas. Mentre un solido potete pensarlo come un oggetto, che ha una determinata forma, massa e volume, okay? E questo può spostarsi e ruotare eccetera, ma forma, massa e volume proprio, specialmente se è un solido rigido, non li cambio. Per fluido invece, cioè quello che chiamiamo liquidi o gas, nei liquidi il corpo si chiama liquido se ha massa propria, volume proprio, ma forma del recipiente che lo contiene. A seconda di dove è contenuto, la sua forma può cambiare. Guarda. Mentre i gas hanno solo massa propria. Sia il volume che la forma sono variabili, dipende anche quello da quale contenitore lo vincola, lo contiene. L'importanza dei processi naturali che riguardano i fluidi è decisamente antica, preistorica proprio. Quando si pone l'esigenza di studiare come utilizzare l'acqua, che è il fluido principale del nostro pianeta, quando l'uomo passa dall'abitudine a cacciare a quella di coltivare, cioè quando nasce l'agricoltura. Perché? Perché finché la ricerca del cibo comporta spostamenti, non c'è bisogno di procurarsi e gestire grandi masse di acqua, ma se devo coltivare prodotti per una comunità via via sempre più grande, è necessario avere conoscenze che mi consentano di procurarmi l'acqua e di gestirla sul territorio nella coltivazione della terra. E i primi popoli che hanno prodotto opere di questo tipo, cioè controllo dei fiumi e canalizzazione delle acque, sono sicuramente popoli mesopotamici e poi l'Egitto. Della Mesopotamia non c'è rimasto scritto molto, ma da reperti archeologici è evidente che avevano conoscenze di ingegneria idraulica decisamente avanzate, non banali, cioè qualcosa che non posso inventare lì per lì, ma ahimè non abbiamo testimonianze scritte. L'altro popolo che ha costruito sulla canalizzazione, sullo sfruttamento delle acque, la propria civiltà è sicuramente il popolo egizio, in cui la ricorrenza delle piene del Nilo poneva problemi di monitoraggio, controllare quanto il livello del fiume fosse elevato e di ripristinare e di canalizzare l'acqua disponibile nel fiume per l'irrigazione e per l'agricoltura. Le opere scritte relative all'uso e controllo dell'acqua
sono sicuramente del terzo, quarto secolo avanti Cristo. In particolare, trattati sul uso del macchine che utilizzavano l'acqua o anche l'aria, cioè come chiamano pneumatica, cioè lo studio di quello che posso utilizzare con l'aria compressa o espansa, sono di Ctesibio di Alessandria, 310 circa 240 avanti Cristo, il quale scrive un trattato sulle macchine idrauliche. Un altro grosso nome è Filone di Bisanzio, Erone di Alessandria, entrambi questi Erone primo secolo e Filone 290 circa fino al 220 avanti Cristo. Ma probabilmente il più grosso nome relativo che incontreremo anche più avanti è sicuramente quello di Archimede. Uno dei più basilari leggi sull'idrostatica prende il nome da Archimede, i principi di Archimede che vedremo a breve. I suoi studi sull'idraulica, cioè su come si comportano i fluidi particolari, l'acqua, gli consente, questo è notevole, di dare la prima spiegazione scientifica, possiamo dirlo, della forma della Terra. E questa non è una cosa da poco. Sarebbe molto da dire sulla storia del concetto di forma della Terra. Tra per 10 alla 8 metri al secondo. Lui mostra come, siccome un fluido è soggetto alla forza di gravità, ed è questa la conseguenza, anzi la premessa del principio di Archimede, la Terra nel passato, secondo Archimede, deve essere più fluida, più liquida, e la struttura che ha un fluido autogravitante, cioè sottoposto alla forza di gravitazione, è quella di una sfera. Questa è la prima spiegazione del perché la Terra è una sfera. E ripeto, è una cosa assolutamente notevole. Costruisce meccanismi per sollevare l'acqua, una coclea per meccanismo per alzare l'acqua da un livello a un altro. Studia ovviamente il galleggiamento dei corpi, questo abbiamo detto, e le sue tra virgolette scoperte, le sue macchine idrauliche rimarranno in quanto di meglio l'uomo riesce a fare, fino sicuramente al tardo Medioevo. Dopo la caduta dell'impero romano non vengono più prodotti, si passa alla costruzione di acquedotti, ponti, eccetera, non è più sviluppata, e la prima opera di epoca non antica riguardante la gestione dei fluidi dell'acqua è degli arabi, che prendono in eredità le conoscenze greche e ellenistiche e le sviluppano con tecniche di trasporto e canalizzazione dell'acqua che continuano e sviluppano quelle di Archimede. In Europa invece i primi scritti sono nel 1460 circa,
su come utilizzare a scopo, tra virgolette, pubblico i canali di irrigazione. Ci sono lavori su questo argomento anche di Leonardo da Vinci, di Stevino, in realtà il nome originale era Stevin, che era olandese, e di Galileo. Un altro grosso nome che incontreremo tra poco, perché è uno dei primi principi che si assume come regolazione della pressione, è quello di Pascal, anche quello un pochino più tarda, seconda metà del 600. Diversamente da quello che abbiamo visto per i solidi, un fluido pone una difficoltà maggiore per la sua descrizione, proprio perché non ha forma, non è facile da descrivere. Il primo concetto importante per la descrizione di un sistema che è fluido è il concetto di pressione. Che è una caratteristica fisica nuova, non l'avevamo vista fino ad adesso. Se prendo, qua non ce l'ho, ma se pensate a una puntina da disegno, quando voi attaccate, che ne so, un poster o un avviso, eccetera, una bacheca, se esercitate la stessa pressione, la stessa forza con il dito sul muro, il muro non si buca, però la forza è la stessa. Se invece ci metto la puntina a disegno, riesco a bucare il muro o la bacheca o il legno, quello che sia. Per quale ragione? Perché quello che cambia è la pressione. Così come, per esempio, se volete prepararvi un panino a casa, cosa fate? Cercate un coltello affilato. Perché se il coltello non è affilato, taglia molto più difficilmente il pane, eppure la forza della vostra mano, la forza applicata, è uguale. Che cosa cambia? Cambia il fatto che se io schiaccio col dito il muro, la forza che esercito è distribuita su una superficie grande. Se invece ho la puntina del disegno, fatemi questo è il muro, se qui la puntina da disegno, la stessa forza è concentrata sulla superficie molto più piccola. Quindi conta non solo la forza che applico, ma anche come la distribuisco, su quale area. 3 per 10 alla 8, ne metto a seconda. Per pressione intendiamo una grandezza fisica che tenga conto anche di questo, non solo della forza, ma di come è distribuita. E con lettera P minuscola individuiamo la pressione, e questa la calcoliamo come la forza diviso la superficie sulla quale la forza agisce. La forza la misuriamo in newton, la superficie in metri quadri, la pressione in newton fratto metro quadro. Ok? Su metro quadro prende il nome, per ragioni storiche, di Pascal. PA. La misura derivata relativa specifica per la pressione. Dire che ponete per esempio qui avete un tavolo, sul tavolo avete una scatola, un oggetto e un cubo di lato 2 decimetri, la massa del cubo sia 4 kg, il peso P maiuscolo stavolta è m per g, quindi 4 kg per 9,81 metri al secondo quadrato, quindi circa
39-24 newton. Se il corpo ha forma cubica per semplicità, allora la superficie su cui poggia è n alla seconda, quindi è 0,2 metri al quadrato, quindi 0,04 metri quadri, e la pressione P minuscola sarà uguale a 39,24 newton fratto 0,04 metri quadri, cioè 981 pascal. Okay. Forza di dividere superficie. Da 0,02 alla seconda. Tuttavia, andiamo un attimo indietro, la forza e la pressione sono grandezze fisiche decisamente diverse, perché sono imparentate, ma sono molto diverse, perché la forza è un vettore e la pressione, anche la pressione è un vettore. La risposta è no. Perché? Questo non può saperlo a priori. Se vediamo se riesco a disegnare. C'è un semplice esperimento che vi illustra questo. E dietro questo c'è un principio. Prendete, supponete di avere un'ampolla sferica piena di acqua o di liquido, e su questa ampolla praticiamo dei fori a distanze regolari. Okay. E l'ampolla è attaccata a un'apertura sulla quale c'è una specie di tappo, un pistone. Se agisco con una forza su questa superficie, quindi esercito una pressione sul fluido, okay, allora quello che ottengo è che in conseguenza della pressione l'acqua sotto l'azione di questo, di questa forza esterna, la pressione interna aumenta. Okay. E supponete di immaginare un piano orizzontale, lasciamo perdere la gravità per adesso, esce dai fori con una velocità che è la stessa indipendentemente dal foro. Quindi cosa ne deduco? Che l'aumento di pressione si distribuisce su tutta la superficie con la quale il fluido è a contatto, indipendentemente dalla direzione, con la stessa intensità. Se la forza della pressione fosse un vettore, questo non accadrebbe. Questo si riassume dicendo che prende il nome di principio di Pascal. Se agisco o esercito una pressione su sulla superficie di un fluido, l'aumento di pressione, cioè l'effetto di questo aumento di pressione, si distribuisce su tutte le superfici con cui il fluido è a contatto nello stesso modo. Certo, questo dà per scontato che il fluido sia omogeneo e disotropo, come è là. Okay.
Quindi la pressione interna al nostro fluido agisce in tutte le direzioni nello stesso modo. Ok? Quindi per esempio, per sapere qual è, data una superficie di area qualsiasi, chiamiamola S piccolo, con cui fluido è a contatto, d'accordo? Su questa superficie S piccolo la pressione interna esercita una forza. Basta che inverto la direzione di pressione. La forza esercitata dall'acqua su quell'area di superficie di contenitore vale valore della pressione interna per superficie. Sufficiente invertire le direzioni di pressione. D'accordo? Non so se vi complico la visione oppure no. La forza è un vettore e di queste due grandezze quella che è un vettore in realtà è la superficie, nella pressione. Posso associare un vettore alla superficie prendendo la direzione perpendicolare alla superficie e un vettore lungo quanto l'area della superficie stessa. Vedete, in altri termini, la pressione non è un vettore. Ok? È isotopo, agisce in tutte le direzioni. Causa, certo, una forza per unità di superficie, ma lo fa indipendentemente dalla superficie stessa, comunque sia orientata. Questo effetto va sotto il nome di principio di Pascal. Sul testo. Questo ha un effetto, questo principio è sfruttabile, viene sfruttato in quello che si chiama leva o torque idraulico, che sicuramente avete già visto se siete mai passati per l'officina di un meccanico. Se considerate due vasi, due contenitori, in comunicazione l'uno con l'altro, ma di sezioni molto diverse, quindi avete vaso numero 1 e vaso numero 2, qui la superficie è S1, qui la superficie è S2, tutti riempiti di liquido. Nel caso del torchio del meccanico non è proprio acqua, ma noi possiamo semplificare vicino che acqua. Allora, se io agisco con una forza F1 sulla superficie S1, okay, produco una pressione P1 che vale F1 su S1. Agisco una forza F, causo, sottopongo il liquido a una pressione che è forza diviso superficie, la forza sul vaso 1 diviso la superficie di questo tubicino. Ok? Ma siccome questa pressione si propaga a effetto su tutta la superficie con cui il fluido è a contatto, in particolare con quella di S2, allora questa sarà identica a P2, cioè F2 su S2. Quindi questo è un modo per trasmettere una forza. Con una piccola forza a questa parte io riesco per esempio a sollevare un corpo molto grande dall'altra parte. Perché?
perché in sulla superficie 2 la forza che ottengo, che è pressione per superficie, vale P1 o P2 per la superficie S2, ma P1 e P2 sono identiche, quindi F2 vale F1 su S1 per S2. Quindi se questa superficie fosse 100 volte questa, se S2 è 100 volte S1, la forza F1 riesce a muovere o a bilanciare una massa, il peso di un oggetto, che è 100 volte più grande della forza esercitata da F1. Quindi se questa superficie è 100 volte S1, con una forza di 1 newton riesco a sollevare 100 newton. Proprio perché la pressione è la stessa dappertutto, in particolare sulle due superfici S1 e S2. Quindi riesco ad avere un modo per moltiplicare la forza. Ok? Lo riscrivo. La pressione sulla prima superficie è la stessa che sulla seconda. Principio di Pascal. Ma P1 è F1 su S1 e P2 è F2 su S2. Quindi la forza sulla seconda superficie, quella grande, vale la superficie grande per forza sulla superficie piccola diviso superficie piccola. Se S2 su S1 è 100, F2 su F1 è 100. Voglio sollevarlo con una forza F1 di 1 newton, cioè la forza che peso che agisce su una massa di 100 grammi, poco più di 100 grammi, è sufficiente che io abbia le due superfici che stanno in rapporto 1000 a 1. Se S1 è un decimetro quadrato, okay, l'altra superficie deve essere 1000 decimetri quadrati, cioè 100 metri quadrati. Un po' grande, d'accordo, però c'è un paio. Ho una superficie equivalente. Ok? Funziona anche l'inverso, attenzione, se a me interessa diminuire l'intensità della forza, allora applicherò la forza su S2 e la sfrutto in S1. Sono anche sistemi per ridurre l'intensità della forza. Nel caso della pompa del meccanico, se lo si tende, è fatto per aumentare il peso. Okay.
Questo per quanto riguarda la forza a una data superficie. Ma che succede all'interno del fluido? Prendiamo un contenitore della forma che volete voi, meglio se cilindrico, più semplice, e lo riempiamo di acqua. Ok. Supponiamo per adesso di trascurare la pressione atmosferica, a cui arriveremo tra un attimo. E vi chiedo quant'è, prendiamo una sezione ad una certa profondità del nostro contenitore. H è la profondità dalla superficie libera e voglio calcolare qual è la pressione nel liquido a questa quota. Questo lo posso fare utilizzando la definizione di pressione. Se immagino sia S l'area della sezione del cilindro, allora la pressione a quota H, profondità H, ripeto, presa dalla superficie libera, sarà la forza che agisce a questa quota diviso la superficie. Definizione di pressione. Ma qual è la forza che agisce su questa superficie? È la forza peso della massa di acqua che sta sopra questa quota, la quale vale massa dell'acqua sopra la quota H per G diviso S. Posso scrivere qua. Quant'è la massa sopra la quota H? Beh, posso esprimerla come, supponendo che l'acqua sia un fluido omogeneo, cioè la densità è la stessa in tutte le parti, come la densità dell'acqua per il volume. La densità si indica col simbolo greco ρ. Quant'è il volume di quest'acqua, di questa massa di acqua? Superficie di base S per altezza, S per H. Il volume di quella fetta di cilindro di acqua è superficie di base per l'altezza. Torno a calcolare la pressione, questa vale ρ S H per G diviso S. Ma le due S posso semplificarle. E quindi, morale della favola, la pressione, ops, che ho un fluido omogeneo, la pressione ad una profondità H dalla superficie libera vale densità del liquido, ρ, per G, accelerazione di gravità, per H, quanto profondamente bisogna spostare. Se invece teniamo anche conto, come si dovrebbe fare, del fatto che la superficie libera, okay, risente non solo, è vero che sopra non c'è più acqua, però c'è aria, e anche l'aria, essendo un fluido, esercita una pressione che misureremo, ripeto, tra un po'. Se tengo conto anche del fatto che anche l'aria agisce su questa superficie, quindi sopra la mia quota H di profondità c'è la pressione dovuta
alla massa d'acqua più la pressione dovuta, più la forza che agisce in conseguenza del fatto che l'aria ha una certa pressione. Quindi qua dentro in F metterò M per G più la pressione atmosferica per la superficie. Quindi quando calcolo la pressione, per tener conto dell'aria, metterò la massa dell'acqua per G più la pressione atmosferica per S, la forza tensione per superficie. Tutto diviso S e ottengo una formula analoga a questa che tenga conto dell'effetto della pressione. Quindi in generale a quota H sotto la superficie libera la pressione vale densità dell'acqua per G per H più la pressione atmosferica. Questa prende il nome di legge di Stevino. In realtà si chiamava Stevin, ripeto, era olandese, italianizzato in Stevin. Se un fluido omogeneo, la pressione, omogeneo significa la densità non cambia nei suoi punti al suo interno, la pressione è una funzione lineare, cioè che cresce con la prima potenza della profondità. Ok? Se la metto in grafico, mi metto H, qui metto P, se ne cresce come una retta, cioè va come la prima potenza di acqua. Questo è il motivo per il fatto che la legge di Stevino, voglio dire, un sommergibile non può superare una certa profondità, perché se lo fa la pressione dell'acqua a quella profondità può essere tale che deforma irreversibilmente lo scafo. Lo scafo di un sommergibile è fatto per resistere a una certa pressione esterna. Se supera una certa profondità, la pressione aumenta linearmente la profondità, quindi se supera una certa quota di sicurezza, non è detto che poi riesca a riemergere. Okay. Questa stessa legge, questo stesso effetto è ciò che c'è alla base del principio di Archimede, che vedremo per la prossima volta. La legge di Stevino permette di interpretare il principio di Archimede. Per adesso ci fermiamo qua.